benvenuti in questa puntata speciale di RDS Next, Next Battle. Ci siamo io e Lisa, che oggi ci sfideremo in tantissime challenge per decretare quale sarà il programma vincitore tra i due. Io vi ricordo che potete seguirci su Twitch, TikTok, YouTube, app e sito, quindi direi di cominciare. Iniziamo subito con la prima sfida. Vai! 10 domande di botta e risposta. Con la voce di Google. Nome. Iris. Lisa. Titolo di studio. Io studio, faccio la quinta liceo del liceo linguistico. Io per ora terza media e sto studiando finanza e marketing. Terza media. Titolo di studio significa tipo una conclusione degli studi. Ah, intendi, ok, però magari la classe che frequenti ora è primo superiore. Sì, secondo superiore. Secondo? Sì. Davvero? Oddio, Lisa, sei così grande, non ti ricordavo così grande. Sei in quinta. Lo so! Ho gli esami! Mannaggia. Il più bello tra i due. Lisa. Iris. Lisa. Iris. Lisa. Iris perché ha le lenticini ed è Lisa bella. Perché ha gli occhi azzurri ed è più bella. E ha il lato brutto bello, a differenza mia. Iris. Infatti dovete sapere che Lisa mi ha lasciato qua perché ha detto no, il mio lato brutto! Non è vero, perché il mio lato brutto... No, non è vero, io sono entrata e mi sono seduta qui. Pace. Pace. Ci siamo accompagnate. Accompagnate. Cosa cambieresti di te? Allora, di me cambierei il fatto che sono troppo attaccata alle persone, cioè ho davvero difficoltà a lasciare andare una persona nel momento in cui essa esce dalla mia vita, quindi sono davvero troppo, troppo, troppo attaccata. Io pensavo fisicamente, quindi penso i piedi. Anch'io ho i piedi brutti, lo sai? Ne stavamo parlando ieri sera. Odio i miei piedi, giuro. Anch'io, quindi cambierei i piedi. Esatto. Prime tre cose che guardi in una persona. Allora, lo sguardo, parlando esteticamente, lo sguardo, il sorriso e come parla. Cioè, modo che ha di parlare. Esatto, tipo se parla in italiano correttamente o meno. Okay. Cioè, mi disturbano i congiuntivi sbagliati, capito? Non riuscirei mai a parlare con... Mi dà fastidio, capito? Però nulla, sono quel tipo di persona che corregge ogni due secondi ma che a volte sbaglia e quindi poi quando sbaglio faccio ma no, ci sta a sbagliare ogni tanto. Anche i migliori sbagliano. No, io occhi, denti e... vabbè. Al tempo. Ok, ci sta. La prima cosa che hai pensato dell'altro? Allora, di Lisa mi ha colpito tipo, mi ha colpito subito lo sguardo e il colore degli occhi, quindi ho pensato, mamma mia, perché dà proprio un'energia e una voglia di vivere, ti trasmette proprio tante good vibes, quindi questo è stato il mio primo pensiero. Non piangere, dai. No, io, prima cosa che ho notato di Iris, l'ho vista. Ci siamo viste la prima volta durante la festa di Stardust. Sì. Però quella dell'anno scorso. Sì, 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 mi ricordo. Tu eri sul divano quando io sono arrivata, sì, me lo sì, ricordo. Sì, sì, sì. E poi hai passato tutta la sera me lo ricordo, a ballare su, c'era tipo un mini palchetto. Quindi ho pensato, quanto è vivace, quanta energia ha. Cioè io, nonostante facessi danza... Mi vergognavo, capito, andare in mezzo a tutti a ballare. E poi io non ero ancora in Stardust. Lo so, lo so. Non conoscevo quasi nessuno. Capito, infatti sapevo che non conoscevi quasi nessuno perché, cavolo, sei lontana, non vivevi lì. Quindi ho detto, caspita, questa subito, prende, va. Quindi me l'ho ammirata. Però a me se parte la musica parte proprio, devo ballare. Cioè, anche per forza a me. È una cosa più forte di me. No, comunque è una cosa che anche io ho, però in mezzo a così tante persone non ce l'avrei mai fatta. E anche adesso non ce la farei. Sì, perché alla fine non mi importa. No, cioè io bene, mi stavo divertendo fai bene. E quindi non mi interessava di quello che avrebbero potuto. Infatti ti ammiro per questo. Ma un bacio, Lisa. Imitate l'altro. Amo, ti devo dire troppo una cosa, aspetta.
Amo, tu non hai capito cosa è successo da oggi, io ti devo troppo raccontare. Poi inizia tutto il monologo. Ma tu cosa ne pensi? E se osi contra... Ragazzi, è la fine. No, ma perché pensi questo? Questo è oggi in macchina. No, amo, ma perché mi dici così? No, amo, no, cioè, io non la penso così. Oddio, Iris... è difficile da evitare perché c'hai quei momenti in cui è pazza, cioè proprio che soltanto lei riesce ad essere così, quindi è impossibile da evitare. E un momento in cui è tristissima, che viene da me e mi dice: perché è successo così? Ma che devo fare? Ma secondo te com'è? Secondo te va così? Secondo me no. Sì, io piango e rido nell'arco di 5 minuti. Poi gli parte il 5 minuti dove parte a ballare a caso. 2 minuti prima stava piangendo. Vabbè, un attimo bipolare. Arriva, allora, l'altra sera arriva sul divano, era triste, vabbè, per una con cosa gli sua. Occhi pieni di lacrime. Sì, con gli occhi pieni di lacrime. Riscoppia a piangere. Dopo 2 minuti ho messo la musica e ho detto: dai, andiamo a ballare. Si è alzata, un'altra persona è iniziata a ballare, è iniziata a fare festa. Vabbè. E poi sono tornata in camera felice. E questo è. Ecco. Questo a cosa servono le amiche. Andiamo avanti. Da 1 a 10 quanto contano per te? Soldi. 8. Sì, anche aver detto 7,5. Amici. 9,5. 9,5. La mia migliore amica 10. Ma sai perché ti dico 9,5? Perché 10 è quanto conto io. Quindi gli amici devono venire sempre un passo leggermente dietro di me, non so se mi spiego. Cioè devi mettere prima te stessa. Un saluto al cuscino che è caduto. Prima di qualsiasi altra cosa io metto me stessa. Mi viene difficile a volte, però idealmente io valgo 10 e tutto il resto vale meno, anche 10 meno banalmente, capito? No, io non riesco a farlo con la mia migliore amica. Cioè prima di me stessa per me viene la mia migliore amica, che è come se fosse proprio mia sorella. Quindi lei 10, miei amici 9,5. Sì. Io 9,5, la mia migliore amica 9, i miei amici era... Ok. La Val. Amore. Io sono messa male, non so te, quindi per me è ora. Boh. Per me anche, quindi... Siamo una più single dell'altra. No, comunque... No, amore, se, ipoteticamente in se generale... Per me vale tanto quanto l'amicizia. Anche cioè sono due mondi paralleli. Non ti so spiegare. Non so dire metto prima gli amici perché un amico è per sempre. Perché ok, può essere che magari il sentimento nei confronti del mio ragazzo o il sentimento del mio ragazzo nei miei confronti possa svanire, però rimane comunque l'amore generale che provi per quella persona, come l'amore generale che io provo per una mia amica. E quindi per me sono due cose letteralmente parallele. E infatti secondo me l'amicizia è una forma di amore. Anche. Quindi l'amicizia. Per me non riuscirei mai a scegliere tra mio amico e mio ipotetico fidanzato. Nel caso in cui una persona delle due, quindi amico o fidanzato, mi chiedesse di scegliere, io sceglierei l'altra persona. Perché sono del parere che se tu mi ami non mi chiedi di fare una scelta. E quindi a prescindere io... Non l'ho fatto, io... Sai che a me è successo, io non l'ho fatto. Io ho scelto il mio fidanzato, quello che era il mio fidanzato. Poi vabbè, questo è successo 2 anni fa, quindi è una cosa che io ovviamente non rifarei mai, assolutamente, perché ho perso, tra virgolette, il mio migliore amico, che era il mio migliore amico da un sacco di tempo, e ho fatto una cavolata, e ero così tanto presa da questo ragazzo, lui mi ha chiesto appunto di scegliere tra lui e il mio migliore amico, e io ho scelto lui. Allora, a me non è capitato perché io subito lo metto in chiaro con le persone. Dico subito: guardate, io non ci sto dentro una scelta. Cioè non mi voglio mettere nella condizione per cui devo decidere se stare con una persona oppure stare con un'altra. Però è capitato al mio migliore amico, perché noi siamo migliori amici da esattamente 8 anni, che si stesse frequentando con questa ragazza, e questa ragazza vedeva che noi due uscivamo da soli, stavamo sempre insieme, pappa e ciccia,
E quindi disse: no, scegli me o lei. E lui scelse me. Quindi nulla, è ancora il mio migliore amico. Io voglio lei. Prossimo. Essere alla moda. 8. No, nemmeno. Sai che non me ne frega proprio nulla, in realtà. Semplicemente perché non mi interessa essere alla moda, ma voglio sentirmi a mio agio con ciò che indosso e con ciò che faccio. E se il trend del momento non rispecchia la mia persona, io preferisco stare fuori. Quello anch'io, cioè sono la prima. Di solito comunque seguo la moda perché mi piace. Però se c'è magari qualcosa che tutti quanti fanno perché è un trend del momento che a me non piace, non lo faccio. Cioè non lo faccio soltanto perché voglio seguire, esatto, il flusso delle altre persone. Cioè lo faccio perché piace a me in primis, prima di piacere agli altri. Quindi nulla, la penso così. Radio. Amore mio. Allora, la radio, come ho già detto altre volte, la radio, l'amore mio, è un po' il mio posto felice, perché se tu noti, ogni volta che veniamo qua, tutti ti salutano con il sorriso. Sembra di entrare in un mondo fantastico in cui tutti sono sempre iperfelici di vederti, anche se magari non ti conoscono. Ti salutano e ti augurano buon lavoro a prescindere. E poi quando sei qua in radio il clima è sempre super allegro, super positivo. È vero. Quindi la radio per me è davvero tanto, tanto importante. Nella vita vale per me 8 e mezzo. Anche per me. Perché comunque è davvero un'esperienza fantastica. La metto comunque dopo amore e amicizia, perché qui si tratta di lavoro. Lì sono delle persone. Però comunque è davvero un elemento fondamentale della mia vita, anche perché a me piacerebbe condurre nella vita. Questo nel mio piccolo è un modo di condurre, quindi è un modo di realizzare in qualche modo il mio sogno. Io penso che la radio sia realmente, come ha detto Iris, anche oggi ne stavo parlando a scuola, perché un professore mi ha chiesto che pensi, cioè ti piace fare radio, insomma raccontami un po' che fai. E glielo ho raccontato proprio come un bel ambiente, un posto che mi aiuta, perché io quando ho iniziato a fare radio, quindi un anno e mezzo fa, perché ho iniziato l'estate scorsa. Quando abbiamo iniziato insieme noi, stesso periodo. È vero. Quando ho iniziato a fare radio ero un sacco timida e introversa. Non parlavo con le persone che non conoscevo, magari ci scambiavo due parole, ma nel momento in cui c'era silenzio non ero sicuramente io la persona a tirare fuori magari un argomento, cosa che magari ora invece faccio. Però questo è soltanto grazie alla radio, perché qui comunque bisogna parlare, bisogna tirare fuori argomenti, devi raccontarti per farti conoscere. E sì, è vero, mi ha aiutato un sacco anche nella mia vita privata, quindi fuori dal lavoro, fuori da tutto. Cibo. 10. Cioè, no, dieci. Non 10, cioè no, sì, ma nel senso. 10. Fa parte comunque di me stessa, come dicevo, certo, prima, me stessa, il cibo. Sai com'è? Se mangi dal cibo non ci sai, direi che è abbastanza importante. Cibo preferito? Cibo preferito? Dai, sei un'italiana. No, no, Lisa, questo non l'accetto. Pizza. Ah, ok, già meglio. Dipende, pizza, allora, pizza dipende quale pizza, dipende da che pizzeria. Ok. Perché io ho mangiato una pizza a Varazze. Te lo giuro. No, è inspiegabile, è una cosa inspiegabile. Cioè, non puoi spiegarla. Allora, dovete sapere che io prendo sempre... No, dovete sapere che io prendo sempre crudo e burrata. Io fiusta. No, io crudo e burrata. Raga, ho mangiato una pizza a Varazze che penso che me la ricorderò per tutta la vita. Manco a Napoli l'ho mangiata così buona. Giuro, io era invece assurda. Ho una pizzeria in Puglia, da cui vado sempre, che è l'unica pizzeria in cui io non mangio e mi rifiuto di mangiare la pizza con i würstel, semplicemente perché fa delle pizze troppo buone, tipo la pizza alla carbonara, pizze assurde che con delle combinazioni di alimenti che magari nemmeno mi piacciono, però li abbina così bene che giuro è un qualcosa di clamoroso. Se verrai mai a casa mia, devi venire, ti ci porto, perché è davvero assurda come pizza. Va bene, andiamo avanti con la prossima. Hai detto più di una bugia in questa settimana? Sai che no? No,
Anch'io. Ci sto pensando. No, quando... io non mi ricordo. Sai cosa? Io ho detto più volte, lo sto anche mostrando sui social, che sono in un periodo un po' no per varie... Cioè, si sa, siamo adolescenti, abbiamo i momenti up, i momenti down. Quindi sono un po' nel periodo... E quindi ogni volta che mi chiedevano come stai, io non ho mai sentito l'esigenza di dire bene tanto per dirlo. Piuttosto, se non sapevo come stessi, dicevo non lo so, che è la risposta che ho dato a tutti in stagione, come stai, non lo so. Perché ho dei momenti, come dicevo, di up e come diceva anche Lisa, dei momenti di down improvvisi. E quindi sto cercando di stabilizzare un po' il tutto. Stai vivendo un po' il periodo che ho vissuto io in agosto, settembre. Sì. Però qual era la domanda? Ah, se abbiamo detto delle bugie. No. Una bugia che potrei... Kind of. No, una bugia che potrei aver detto è tipo... Che hai? Io... Niente. No, io invece l'ho detto. Ogni volta che mi dicevano che hai, iniziavo il papiro di tutti i problemi. No, io no, perché poi non mi va... Cioè, io se... Sto male... Ma parla! No, perché se io sto male realmente per una cosa... Non riesco a dirla. Prima cosa perché non mi va di appesantire magari le persone, perché non sono comunque dei problemi miei. Tutte paranoie, fidati che lo so, persone fa solo che piacere aiutarti. Lo so, assolutamente. Sono la prima infatti ad aiutarti, a dirti, ad insistere quando magari non mi dici che hai realmente, perché ti conosco. Tu passi alla camera, vedi che sto piangendo Iris. No, è vero, l'altro ci sono rimasta malissimo, te lo giuro. Veramente male. Allora, sono passata dalla camera di Iris. C'era Iris che stava piangendo. Tanto per cambiare, insomma. Dai. C'era Iris che stava piangendo. Faccio Iris e lei. Così, raga, vi giuro. Così fatto. Ho detto lei. Ho detto vabbè, ripasserò dopo. Che poi a pensarci mi viene da ridere, perché cioè sì, vorrei, ma a volte no, una telecamera io... che mi registrasse in tutti quei momenti. Anche la Manzali ogni tanto mi fa: amo, tutto bene? Io con gli occhi tutti gonfi, una favola. E quindi mi spezza. No, però ti giuro, ci sei rimasta male, perché cavolo, cioè io voglio aiutarti tu. No, Lisa, no. Come vuol dire, mollami. Va bene, come vuoi. Passiamo alla seconda sfida del giorno, ovvero chiedimi qualcosa che non mi hai mai chiesto. Il tempo della verità. Via tutti quanti i filtri e ognuno potrà chiedere all'altro qualcosa che non ha mai avuto la possibilità o che non ha mai voluto chiedergli. Parti tu o parto io? Tu. Ok. Hai mai parlato male di me quando io non c'ero? No. Anche in un momento di rabbia? In un momento di rabbia magari sì. Cioè, non ho parlato male, però... Dico, cavolo, perché fa così? Non capisco con le altre persone. Però insultarti, cioè parlare male di te come tua persona, no. Ok, dai. No. Hai mai dubitato invece della mia persona? Sì, e lo sai molto bene, perché c'è stata quella sera in camera in cui tu mi sei venuta a parlare e io ti ho parlato un po' di quello che pensavo, delle mie paure, delle mie insicurezze nei tuoi confronti, perché io sono una persona che, come dicevo prima, sono tanto attaccata alle persone, cioè mi lego davvero tanto, tanto, tanto. Quando sento però che mi sto affezionando troppo a una persona, ho come una repulsione, perché ho paura di essere abbandonata e quindi mi allontano io in primis. E dato che tu in quel periodo ti stavi avvicinando un po' a un'altra persona, io mi sono sentita messa da parte e quindi ho detto probabilmente non mi vuole così tanto bene come dice, e quindi mi sono allontanata io per non restarne ferita, diciamo così. Poi però abbiamo chiarito e siamo qua. E questa è stata l'unica volta in cui ho dubitato di te. Bene. Ora facciamo il quarto gioco. Facciamo una battle di interpretazione. Quindi, hai mai fatto un TikTok con un POV? Sì. Ok. Soprattutto quando c'era... Cioè, quando avevo il mio vecchio profilo, non sono sempre Iris, Iris Domenico. Ok. Che era tipo il profilo che mi bloccarono e poi ripresi da capo. Li facevo tantissimo. Là. Io li facevo tipo quando avevo 11 anni. Diciamo, non è che ora... Cioè, nel no, senso... No, però dico un po' di tempo fa. Sì, cioè, sì, sono sì, passati comunque... Sì. 3 anni, 4 anni.
E allora adesso la regia ci proporrà delle scene da replicare insieme e vedremo come andrà. Pov, siete un prof e un alunno. Vi conoscete al di fuori della scuola, ma non volete farlo notare alla classe. Ma cioè, tipo, cioè... E io faccio il prof o l'alunno? Sì, io faccio l'alunno. Ok. Ciao Lisa, come stai? Buongiorno prof, bene grazie, lei? Puoi chiamarmi prof, che siamo al bar, siamo in un ambiente tranquillo, non ti devi preoccupare, adesso mi puoi dare pure del tuo. Ok, come stai? Come stai? Tutto bene, grazie. Sono un po' impegnata con il lavoro, devo correggere un sacco di verifiche, tra cui anche le vostre, però sono super di cose da fare. Quelle di fisica? Sì, esatto, esatto. Non so ho iniziato a correggere andata. La prima e... Male? Sì, abbastanza. Però dai, ci si può sempre rifare. Tu invece? No, io sto bene, è un periodo felice, in house va tutto bene, siamo tutti quanti tranquilli, siamo un bel gruppo. E stiamo bene. Però okay. La scuola veramente ora mi pesa andare. Infatti ti ho chiamato qui proprio perché volevo capire un po' meglio la situazione. Perché io sono tanto curiosa in realtà del tuo mondo. Però non mi piace chiederlo davanti agli altri. Però compagni. Siamo bravissime, cioè. No, allora, è sicuramente un bel mondo. Facciamo un sacco di cose, abbiamo un sacco di eventi. Però gli altri prof sembrano veramente non capire che non abbiamo tanto tempo magari per studiare, non abbiamo tempo per dedicarci completamente alle loro materie e che ci sono appunto diverse materie, non soltanto le loro. E quindi mi sta veramente scendendo la voglia di andare a scuola, non ho più voglia, anche al mattino mi sveglio, vorrei stare nel letto, cosa che invece in realtà non è mai stata. Vabbè, dobbiamo mettere fisica alla prima ora allora per farti venire imprevisto voglia. Sente un altro prof. Ma lì c'è la prof, il cla. Salve prof, il cla. Sì, eravamo al bar perché le stavo chiedendo un po' del suo mondo. Esatto. E so che i suoi compagni di classe si annoiano perché si sentono un po' esclusi, sai, l'invidia a volte, tutto quanto. Sì, ma non... Mi stava raccontando proprio Lisa che ha una giornata molto piena. È vero, sì prof, infatti se vuole accomodarsi le spiego anche a lei. Sì, perché mi parlava poi del fatto che alcuni prof non capiscono, non penso che il prof il cla sia tra questi sinceramente. È in realtà un po' così. Ma cosa mi combina nel senso? Ma perché lei ci dà mille compiti, mille esercizi soltanto di matematica e invece la prof di Domenico è molto più brava, riesce a capire che ci sono delle giornate veramente piene magari per me e cerca di darmi magari un po' meno esercizi rispetto agli altri miei compagni. Ciò vabbè, non significa che vuole darmi meno lavoro perché tiene meno a me, tiene meno il fatto che io impari. No, io gli altri li faccio in classe. Avrò un colloquio privato con il prof il cla per grazie migliorare la situazione. Veramente gentile prof. Di nulla. Abbiamo Pov. Pov, siete a scuola di danza. È il vostro primo giorno e nessuna di voi sa fare il primo passo. Primo passo che è un? Non so se intende il primo passo. Ok. C'è un plie. Plie in quinta. In quel momento! Facciamoci qua. Ok. Siamo abbassate. Il primo passo è? Ah, sedute! E come facciamo a fare passo di danza sedute? Ah, ok. Allora, Lisa, non hai capito quello che ha detto? No, io non ho capito niente. Non hai capito? Non ho capito niente. Mi sa che dobbiamo metterci in prima fila perché sennò non vediamo nulla. No, queste sono tutte alte, dobbiamo andare per forza in prima fila. Aspetta, fai. Fai un po' di spazio, fai un po' di spazio. Ok. Messo. Grazie, scusami. Amo, capito. È così. 1, 2, wow. Come? 1, 2, wow. Ok. Wow. Un po' più... Un po' più... 1, 2, wow. Ok. 1, 2, wow. Ragazzi, ma cosa state facendo?
Non abbiamo capito non bene avevamo capito. Il passo. Ci dispiace parlare durante la sua lezione. Ma potevate chiedermelo. Ma prof. ma maestra, noi non abbiamo tanta confidenza. Insomma, è la nostra prima lezione, quindi. E poi le altre sono tutte molto alte, quindi non ci sembra nemmeno il caso di farci troppo avanti. Vabbè, sì. lo riproviamo tutti insieme. Three, imprevisto. Two, one, go. Scelgono solo una per la coreografia. Scelgono solo. Scelgono me. Signorina Di Domenico è chiamata in sala B per coreo moderno. Amo, lo so, però. Vai, dai, corri. Amo, lo so, ma io volevo anche te con no, me. No, vai. A me mi hanno chiamato per quella di pop. Vai. Sei sicura? Sì, corri, okay, vai. Buongiorno. Allora, sono tanto dispiaciuta del fatto che non ci sia la mia compagna Lisa, perché mi sosteneva parecchio. Però spero comunque di fare del mio meglio e darò sicuramente il massimo. Se l'abbiamo scelta sicuramente ci sarà un motivo. Grazie di cuore. Siamo sicuri delle sue capacità. E la signorina Lisa invece è stata scelta per i pop. Perfetto, allora sono contentissima per lei. Iniziamo la lezione? Certo, iniziamo. 5, 6, 7. Fantastiche, raga, fantastiche. Comunque siamo veramente brave. Sì? Lo so. Mia, assurde. Passiamo Vi incontrate in un bar e iniziate a chiacchierare. Scoprite di avere un ex in comune. Amo! Come stai? Bene, tu come stai? Ah, non ci conosciamo. Ah, cavolo, non ci conosciamo. Aspetta, siamo a prendere il caffè. Ok. Io arrivo con i miei amici. Ok. Ciao, piacere, Iris. Ciao, piacere, Lisa. Come stai? Bene, dai, tu come stai? Io bene, in realtà sono venuta qua perché sto aspettando una mia amica e perché devo parlare di una cosa un po' particolare, però tutto bene. Ah, stai aspettando una tua amica? Che è successo? Se posso, ovviamente, sai, non ci conosciamo un po' così. No, vabbè, ciao, mi fa piacere parlare anche perché ho ancora il cuore spezzato, quindi... No, in realtà è stato il fatto che ho scoperto che... Questo freddo era una tosse, vabbè. Lo so, tra l'altro il bar è all'aperto, non farmi parlare, pieno gennaio. Stavo dicendo praticamente nulla, ho scoperto che il mio ex mi ha tradito con una tipa e questa tipa non ci crederai mai, è mia cugina. E ora ne devo parlare con la mia migliore amica perché io non so come comportarmi. Poi non so se la conosci, si chiama... Al clipora patciciu. La mia amica. Scusa. Al picarapicciu. Al picarapicciu. Pov, sì, mia cugina. Siete in canere. Eh? Siamo? Ah. No, comunque in carapicciu è il mio ex. Si chiama Allo. Ti giuro, sono arrabbiatissima. Sei arrabbiata? Sì. Perché, cavolo, ci credo. L'ex in comune. Infatti non me l'ero dimenticato. Com'è che si chiama? No. Non ci credi che mi abbia tradito con mia cugina. No, fermati. Sono arrabbiata. No, fermati. Non hai capito. Come può fare con mia Anch'io cugina? Anch'io ho un ex che si chiama... Ma davvero? Sì. Ma scusa, ma di cognome come fa? Assa barba buddù. Amo, non ci credo. Anche tu si chiama Assa barba buddù. Amo, sì. Ma scusa, ma quanto tempo fa siete stati insieme? No. 3 anni fa. Amo, ma anch'io ci sto insieme da 3 anni. Per quello sono sconvolta. Da 3 anni? Amo, sì. No, io mi sono lasciata con lui 3 anni fa. Ah. No, non è vero. Scusa, ho avuto un attimo. Ho perso un attimo la cognizione del tempo. No. Imprevisto. Chiedete di farvi far vedere delle foto. Scusa, cioè, sei sicura? Hai una foto? Io sì. Aspetta, è quello alto, moro, con gli occhi. Te lo faccio vedere. Amo, c'è. Amo lui. Aspetta. E ora ti faccio vedere. Amo. Lui. Amo, no! È lui! Stesso. Ma scusa, è la fidanzata? Ma... Quindi siamo cornute entrambe! Amo, sì, ma io con te e con mia cugina! E io con te! E
basta. Spero. A sto punto. Spero che non anche con mia cugina, perché sennò ha fatto proprio. E io che. No, ma assurdo. Cioè, quindi aveva una relazione tripla. Amo, che lo sappiamo, potrebbe essere anche quintupla. Veniva con me, stava con me, tutto il tempo. Veniva con anche con me. Infatti con me l'ultimo periodo l'ho visto un po' distaccato. Io no. Io l'ho scoperto che ero al parco in giro con il cane. Ad una certa giro l'angolo, sulla panchina trovo lui e mia cugina. Ma tu non ti sei arrabbiata con tua cugina? Ah, ma ho mandato il cane, gli ho fatto rincorrere il cane, cioè, nel senso. Ho detto attacca, 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 il cane li ha rincorsi. Eh beh, ci credo, dopo una e io mia cugina alle cene di Natale non la voglio più vedere. Ma ci mancherebbe, guarda. Vengo io al posto suo. Tanto. Totale. Tanto. Corna per corna. Prossimo pop. Io direi di cambiare pop. Ah, oh, che ridere. Come che si chiama lo strike? Asfalappu. Ma più che altro non voglio dare nomi reali, sì. Perché nomi che esistano. Mi dispiace. E sono finiti pop, non ho capito. No, mi sa che ne sta arrivando un altro. We are waiting for it. Pop. Arriva l'ex fidanzato che ha trovato il vostro cuore. In che senso? Cioè, è un'altra situazione, mi sa. Sì. Sì, sì. Che non ci sarebbe proprio. E quindi non ho capito. Ha trovato il nostro cuore. Ah, amo. Aspetta. Ah! Tu sei il mio ex. No, non ho capito. Lisa è il mio ex. Lui arriva. Quindi è lo stesso tipo. Ok. Ok, ok. Amo. Amo, aspetta, guarda, guarda. Cioè, amo, c'è la frase. Amo, è là. Lo so. Vogliamo chiamarlo qui? No, no. Sta arrivando. Ciao. Come stai? Ho visto che siete diventate amiche. Sai com'è? Cornute entrambe l'una con l'altra. Sì, proprio con te. Ma io non mi aspettavo che voi vi sareste mai conosciute o che aveste mai scoperto. Sai, per me in quel periodo era solo divertimento. Però ad oggi sono cambiato e vi giuro che vi voglio come donne della mia vita. Ma scusa, tutte e due. Vogliamo fare una relazione poliamorosa, ma cos'è? Tu sei fuori. Non esiste. No, non esiste. Cioè, tu sei davvero fuori con la testa. Ci fidanziamo soltanto Iris. Cioè, nel senso. Sì. Zitto. Cioè. Un saluto a Cara. Amo, cioè. Zitto. Ok, direi che possiamo passare al prossimo pop. Sì, direi di cambiare proprio argomento. Ex, perché non si sta capendo più nulla. Finiremo tradito sposate con Lisa, con la cucina, con la cugina. E adesso arriva la migliore amica. Amica, si scopre che è anche la migliore. Zitto. Silence. Andiamo avanti con il prossimo. Prossimo blocco. Sono finiti i pop. Vai. Ok, abbiamo finito con i pop. È il momento di tossire. No, vabbè. Nella next battle non può mancare la famosissima e iconica ampolla. Al suo interno troveremo alcune affermazioni con ahimai, e noi dovremo dire solo ed esclusivamente la verità. Ok, quindi cominciamo. Qui c'è l'ampolla. Inizio io? Vai. Hai mai trovato un oggetto imbarazzante nella borsa? Nella borsa? O nelle tasche di qualcun altro? Sì. Che cosa? Non posso dirlo. Io no. Io sì. Io no, zero. Non nella borsa, ma sì, l'ho trovato. Ok, vai, prossimo. Sai quando quella persona ti chiede il favore, tipo, mi prendi questo dal... E tu poi arrivi là e arrivi tipo... Ah! Dai! Hai mai detto devo andare in bagno mentre stavi lavorando per fare l'altro? Ovvio.
Per fare? Altro. Ah, sì, certo. Cioè, tipo, tante volte volevo chiamare la mia migliore amica e quindi... Devo andare in bagno. Devo andare in bagno! Sì, 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 assolutamente. Ma vai tu. Hai mai fatto qualcosa che non avresti dovuto fare? Sì, assolutamente. Sì. Ogni giorno, ogni istante della mia vita! No, io sì. Una cosa che non avrei dovuto fare... Lisa, parti tu che io nel frattempo ci penso. Anch'io devo pensare, una cosa che... Cioè, una ce l'ho ben chiara in mente, però... una cosa che non avrei dovuto fare... Io la so, la tua. Certo che la sai. Fidarmi di determinate persone. Ok. Una cosa che non avrei dovuto fare. Ma io ho un problema, perché ogni volta che mi dicono non farlo, a me sale solo la voglia di farlo. A parte che io non ho rimpianti. Esatto. Preferisco avere rimorsi. Esatto, uguale quindi, io. È per questo che a volte faccio tante cavolate. Una cosa che non avrei dovuto fare, baciare il portiere in tribuna. Chi segue RDS Next sa benissimo il meme di cui parlo. E fidarmi di lui. Quella è stata una cosa che non avrei assolutamente dovuto fare. È una storia lunghina di un tipo che per 2 anni mi ha palato. Sono andata alla sua partita di calcio. Ma la so? Sì, te l'avrò raccontata almeno 1 miliardo di volte. Sono andata alla sua partita di calcio, era in tribuna, non mi ha nemmeno salutato. Poi è andato in discoteca, c'erano i miei amici hanno visto che si stava baciando un altro. Dopo 2 anni ci eravamo in tribuna. Ah, sì! Lui! Abbiamo parlato pure prima! Un boss, un saluto! Il boss! Nulla, comunque vedete tutti i miei video riguardo a lui, volevo solo... Ciao! 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 Rimarrà per sempre il mio meme preferito. Hai mai avuto un'esperienza imbarazzante durante un appuntamento? A me mi imbarazza troppo quando è il momento di pagare. È vero. Perché io sono la prima a voler pagare. Anch'io. Poi mi sento un sacco in soggezione quando, ovviamente, la persona con cui esco magari... riesce a pagare perché mi tira gli spintoni, mi sposta. No, tu non paghi. Così. E poi mi sento in soggezione e non so che fare. Infatti, una volta mi è capitato che sono andata in bagno e ho pagato. Cioè, ho detto vado in bagno e ho pagato. A me l'hanno fatto con questo metodo. Cioè, io volevo pagare, però poi lui fa vado in bagno e io. E poi parlo di un mio amico, il grandissimo Mario, che saluto che c'è. Vado in bagno. La cosa bella è che lui, l'anno prima che eravamo usciti, mi aveva spiegato il suo trucco di andare in bagno e pagare. Quindi io lo sapevo pure. Solo che a distanza di un anno, dopo che si è trasferito, eccetera, eccetera, pensavo un minimo fosse capito. Ma io comunque non parlo di appuntamenti amorosi. Cioè, parlo proprio di appuntamenti sì, magari sì, anche con una mia amica. Di un mio amico, esatto. Sì, anche io. No, non sto parlando con i ragazzi. Con i ragazzi, no, imbarazzante, no. No, io situazioni imbarazzanti durante un appuntamento con un ragazzo, sì, l'ho avuto. Imprevisto. Però non... Lisa, devi pagare pranzo a Iris. Va bene, dopo io lo pagherò. A posto. E anche oggi. A parte che, non volevo dirlo, ma l'avrei fatto comunque, però vabbè. No, non penso ci saresti riuscito. Amo, andiamo nel mio posto. Ma secondo io so te, posto, le persone che mi conoscono farebbero pagare te... Sì. Però li corromperei. Non hai capito proprio nulla. Comunque, stavo dicendo, mi è capitato con un ragazzo che si forasse tipo la ruota della macchina. Ok, ed è stato imbarazzante perché lui non sapeva ripararla. Io non sapevo altrettanto, quindi eravamo là con tipo la macchina e nulla. È stata, ma non era un ragazzo tipo fidanzato o roba del genere, ero con un ragazzo con cui mi stavo conoscendo. Poi non è successo nulla, però era comunque capito un appuntamento. Prossima, i bei tempi della te. Puglia. cavolo, sì, impazzito. Hai mai litigato con un amico per qualcosa di apparentemente insignificante? Eh sì, con Lisa, cioè. È vero. Tra l'altro, io non a parte so che noi non abbiamo litigato. Sono solo io ci che siamo... me ne sono letteralmente allontanata. Sì, ci siamo allontanate veramente tanto. Ora stiamo cercando di riprendere il nostro rapporto. Esatto. Cioè, almeno io ci sto provando, Iris non lo so.
Oscar. Dai, sì, sto io scherzando. Sì. Anche perché lei una volta venne da me super arrabbiata. Mi fece: tu sei un ghiaccio, sei congelata. È vero. Mi guardi in maniera fredda. È vero. Perché io, Iris, vi giuro, la vedo proprio come... cioè, non riesco a vederla distaccata da me. Cioè, nonostante magari ci siano... litighiamo, ci odiamo, io non riuscirei, perché proprio la vedo proprio come una persona veramente vicina a me, quindi non riuscirei a vederla lontano, magari che ha lo stesso rapporto che ha con me, con un'altra persona. Infatti lei, ci sono stati dei periodi in cui ha avuto dei dubbi. Bra, l'hai detto, fatto tu, ci sono stati dei, c'è stato un periodo in cui lei ha avuto dei dubbi e io gli ho detto: guarda, che non significa che se io magari mi avvicino ad un'altra persona significa che tu per me non vali più nulla, che quella persona diventa indispensabile, indispensabile per me, tu non vali più niente, tutto quello ci che è stato... Maria De Filippi! Tutto quello che è stato si cancella. No, ho capito, cioè... infatti secondo me è stata un po' no, Maria, una cavolata. Esatto, Maria, io ho bisogno di te in questo periodo della mia vita. Facciamo un appello a Maria De Filippi. Sì. Maria, Iris Di Domenico ha bisogno di te! Imprevisto. Maria vi convoca in studio. Non per uomini e donne, parlavo d'altro. Tipo, c'è posto per te. Ho bisogno di una roba del genere circa. Ti faccio inviare il postino in Starbucks. Grazie. Starbucks. Imprevisto. Bentornati a C'è posta per te. Grazie. Allora, Maria, io ho un problema. Ah, dobbiamo... oh, scusa. Io ho un problema. No, io non sono Maria, io sono la... io sono al di là della busta. Ah. Maria. Maria. È nulla, persino Maria si rifiuta di... no, Maria è qua. Dimmi. Minchia, la vedo. Dai, mi fai Maria, mi fai Maria. Ah, cavolo. Scusate. Vai, parla. Io ho un problema con Lisa Lucchetta. Che succede? Perché Lisa ha i piedi brutti. Maria, io non ce la faccio. Quando in Stardust si toglie le scarpe, Lisa ha davvero i piedi brutti. Ah, perché si mette le scarpe senza i calzini? Sì. Ha anche questo problema. E poi quanto puzzano, Maria. Ma poi mi manda le foto ogni tanto. Ma io dico, ma questo è fuori. E Maria, io la voglio incontrare perché io non so più come dirglielo che si deve mettere i calzini. Va bene, adesso mandiamo il nostro postino. No, è tutta una cavolata. Ce le ho le calze, ce le ho le esatto. Calzine, ce le ho, ce le ho. Io direi di riprendere con lei mai perché vai. Maria la vedo un po' disperata. Vai. Hai mai incontrato una celebrità di persona? Sì. Il tipo, è presente che il mio sogno è quello di condurre Sanremo, no? Mm? Chi hai incontrato? Amadeus. Ah! Stavo camminando per City Life, era in giro con il cane. Io mi sono tipo bloccata e non stavo realizzando. E mi sono bloccata così tanto tempo che lui nel frattempo si è fatto tutta la strada. E poi non l'ho più trovato. Amo, io ci sono rimasta tipo così. Lo vedevo passare e vedevo... wow. No. Una divinità. Boh, sì, ma non mi ricordo. Boh, non hai mai incontrato un cantante? Amo, Sfera. Vabbè, sì, Sfera. Vabbè, però quello era per lavoro. Chi è che hai incontrato? Boh. Ah, vabbè, non hai incontrato. Però ho visto Chiara Ferragni. Bella, Chiara. Bellissima. Bella, bella. E anche lei ho anche visto. Amori, davvero dove? In Duomo Milano. Amori. Mentre c'era, cioè durante il periodo del Love Me. Ok. Hai mai pensato che sono la regina di Instagram? Chi? Che io sono la regina e che... sì. Diris? Tu? No, tu. Tu hai mai pensato di essere la regina di Instagram? Cioè la migliore su Instagram? Non ho capito. Tu, Lisa, hai mai pensato di essere... ah, la io? Sì. Ah, no, ma va. No, nemmeno io. Con tutti i complessi di autostima. No, no. No, no, io zero. Ma Luca, secondo me, è uno dei migliori su Instagram, perché ha un modo di comunicare. Cioè, secondo me, Luca che ha risposto di sì... ci sta. Vabbè. Sì, sì, vabbè, poi sapete Luca. Io... me, quindi...
No, no, io neanche. Vai. Hai mai pianto in pubblico? No. Io sì. Io, quel tipo di persona, no, che Iris piange no. in pubblico? Iris assolutamente no. Ma va, io piango, piango solo da sola, non mi sono fatta certo. mai vedere da nessuno. Poi pianto, quando passo io mi fa... Hai mai mentito ai tuoi genitori? Sì. Sì, anch'io. Però sai il mio problema? Che io mento e gli dico che ho mentito. Cioè, tipo, c'è stata una volta in cui ho falsificato la firma dei miei alle elementari. Perché semplicemente c'era una gita di classe, serviva la firma entro il giorno dopo. Io mi ero scordata di far firme ai miei Oddio, genitori. Qua, che, quanto falsificato... si arrabbiavano le maestre per queste cose. Mamma mia. Ho falsificato la firma, poi mi sono sentita in colpa e l'ho detto ai miei. E loro si sono arrabbiati con me perché era falsificata bene. Imprevisto. Siete in punizione. Bene, allora Zitto. Aspettiamo di farla. Zitto! Okay. Fine punizione. Bene, allora abbiamo finito l'hai mai e ora organizzeremo un party. Così. Giusto così. Perché. Sì, cioè, sì, sì. Giusto perché non sappiamo io. Cosa fare. Dov'è la lavagna? Ah, lì è la lavagna. Bene. Allora. Dobbiamo scegliere chi invitare al nostro esclusivo party. Aspettiamo. Cos'è che hai detto, Mammy? Devono portare i bigliettini. Ah, ok. Quindi, vai. Stiamo per scegliere chi invitare al nostro party esclusivo di Halloween tra alcuni creator, influencer, VIP, persone dello spettacolo. Oh, Din Don. Grazie a lei. Arriva l'ampolla. Ogni scelta verrà fatta tra due nomi. Dobbiamo Quindi dobbiamo scegliere pescarne due uno insieme. L'altro. No, ce ne sono dentro già ah, due. Ah, ok. Le decisioni di comune accordo, ovviamente. Leo DiCaprio o Johnny Depp? Amo Johnny Depp. No, DiCaprio. DiCaprio? Per me sono tutte e due. Quindi è differente. Amo DiCaprio. Ok, DiCaprio. DiCaprio, il fidanzato di Lisa. No. Vado io. No. Magari. Appunto. Kim Kardashian o Madonna? Forse Madonna, così si mette a cantare. No, io direi Kim Kardashian, però... Davvero? Però che fa? Vabbè, Madonna perché canta, va bene, ci sta. Vai, prossimo. Io, cioè, mi piace la musica di Madonna. Shiva o Sfera e Basta? Sfera. Anche secondo me. Sfera. Ci siamo capite, sperate. È stata bellissima questa scena perché siamo andate in sincro nello scoppiare a ridere, nell'abbassarci, nel rialzare la gamba. Abbiamo fatto tutto insieme. Ah, tocca a te. Scusami, ho pescato. No, ho detto scivo sfrebata. Ah, è vero. Irama Arcomi. Bello il gioco di parole. Arcomi. Allora, sai cosa? Io sono tantissimo legata a Irama per la canzone Ovunque Sarai. Però mi rendo conto che non è adatta molto al contesto. Io sono legata di Rama perché è stato il primo cantante che ho detto è il mio cantante preferito. Okay. Poi non lo è più. E però tipo nel 2018 così, appena uscito da Amici, sono andata al suo concerto. È stato il mio primo concerto. Però non mi piace come si atteggia. Cioè l'ho visto anche quest'anno in una casa, vabbè. E... L'hai visto al vivo? Sì. Sì, sì. E non mi piace proprio come si atteggia più. Cioè, mi è sempre piaciuto un sacco, ora no. Ok. Quindi ti direi Io ti direi Arcomi perché lo vedo come un po' più moderno. Cioè, anche per una festa di Halloween, un party. Arcomi. Madonna fit Arcomi. Ci sta. Gattuso o Inzaghi? Inzaghi. Inzaghi anche per me. Dai. Perché c'è un Aimai? Hai mai fatto pipì senza asciugarti? Ma perché ci non sono? Non era proprio previsto. Hai mai comunque. Fatto un test di gravidanza? Test di gravidanza no, pipì no. senza asciugarmi. Sì, ma ho fatto il bidet. Vabbè, sì, chiaro. Scusate, è il momento di continuare con il Vai. Nostro gioco. E invece no, perché c'è Hai mai mentito sulla tua età? Sì, l'ho fatto in discoteca. Io no. Davvero? Mai. Ok. Troveremo mai i nomi di due persone? Sì!
Esther Esposito o Dua Lipa? Dua Lipa. Oddio, però anche... Non l'ho preso in testa Esposito. Ah, baby, oh sì. No, Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa. If you want woman, see me dancing with somebody. Dua Lipa, fit Madonna, fit Comi. Lisa Lucchetta o Alice Muzza? Questa è domanda per Iris. Dai, non potete mettermi la mia conquilina con la mia compagna di radio. Però sai cosa? Sai, ti vedo su... No, Lisa Lucchetta, Lisa Lucchetta. Perché ce l'ho qua davanti. Lisa Lucchetta, Lisa Lucchetta. Lisa Lucchetta. Amore, sono te, la inviterei te. Perché te twerky. Twerky. Sono l'unica che non lo fa. L'unica. Però... Twerk. No. Dai. Scherzo. Però Lisa è on fire. E ballerina come me, quindi ci troveremmo. Vai, amo. E tocca a te. Ho pescato il zero. Sono terribile. Rebecca Parziale o Corinne Pino? Rebecca Parziale. Anch'io. Corinne non la conosco. Esatto. Vai. No, non è vero. Non è vero. Oh, fammelo vedere. Matteo Roberto, Luca Campolunghi. E qua abbiamo un problema. Ok, Iris, chi inviti? Chi inviteresti? Sono in bilico tra una delle persone più strette a me e Luca, con cui, cioè, lo conosco dall'inizio dei tempi. Sai cosa? Immagina un party, ok? Quanto farebbe ridere. Infatti, anche secondo me Luca. Mi farebbe morire dal ridere in una situazione del genere. Luca. Per me sì. Anche per con me. Tutto il bene che voglio a Matteo. Anch'io. Però pensando a Luca a un party in cui tutti cantano, ballano, Luca là così che non sa né cantare né ballare, mi farebbe troppo ridere. Mentre Matteo lo vedresti che lo fa. Esatto, con gli inglesi. No, ragazzi. Sì, Luca. Sì, assolutamente. Matteo, ti amo di bene, ma... Luca. Vado io. Ronaldo o Leao? Ronaldo. Tu? Chiaro. Sì. Perfetto. Gianluca Molino, Christian Daloi. Allora, ti dico Christian perché Molin non lo conosco bene. Cioè, ci siamo visti un po' di volte. Siamo già noi due come ballerine. Ok, Daloi. 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 Vai. Aland o Messi? Raga, se c'è Luca, c'è Aland. Se c'è Luca, prima di Aland c'è Messi. Eh? Prima di Aland c'è Messi, se c'è Luca. Dici che vorrebbe più incontrare Messi che Aland? Non sono sicura. Dici. Messi è il suo idolo, ce l'ha casuato qui. Lo so, però anche Haaland. Haaland ha tutta la carriera per incontrarlo. Haaland è forte quest'anno. Messi ha fatto una carriera assurda. Lo so assolutamente. No, ti dico per la visione di Luca. Vabbè, so, per la visione di Luca a sto punto ti dico anche io Messi. Io pensavo Haaland perché lo nomina ogni secondo. No, Messi. Ok. Vabbè. Vai. Poi Alessia Lanza o Emily Pallini? Alessia. Anch'io ti dico Ale. Ma perché Emily non la esprime, esprime gioia quando la vedi. È vero. Cioè, non vi so spiegare. Però Ale, tipo, quando la vedo magari agli eventi, ok, e mi passa davanti, è come se passasse tipo un raggio di sole. Sole, è vero. Cioè, emerge, capito? Emily è fantastica, è bellissima, l'ho vista però solo due volte, mi sa, dal vivo. Io non penso di non averla mai... Non ci ho mai parlato, con Alessia ci ho parlato qualche volta e ho proprio questa percezione di lei, proprio che illumina, cioè brilla lei e illumina ciò che ha intorno. È vero, anche io la penso come te e Emily non penso di averla mai vista o se l'ho vista, non
me lo ricordo. Però Emily mi sembra un botto simpatica. Anche secondo me è un sacco simpatica. Cioè, secondo me una festa spaccherebbero lei, Yasmin e Emily, tutte e tre messe insieme. Esplodono. Sì, anche secondo me, perché si vede che c'è proprio una bella amicizia. È vero, carino. CMQ, Sofia Crisa Fuglio, Gaia Bianchi. Cavolo. Forse Gaia. Anch'io ti direi Gaia. Perché la vedo più come tipo da festa. Anche secondo me. Sì. Patrizio Morellato o Andrea Fratino? No, raga, no, non potete farmi questo. No, io mi rifiuto di rispondere. Rispondi tu. No, non posso dirlo. Non... Dale. No, no. Io Pat. Dale. No? Dale. Ende. Oh. Io Pat forse lo vedo più come tipo da festa, nonostante magari non abbia con lui questo gran rapporto. Fratino comunque con lui ho un bel rapporto, però forse Pat è più tipo da... Sì, parciola. Concordo. Raga, alla no, fine ce l'ho fatta. Raga, ma siete degli dale. No. Raga, siete degli infami clamorosi. Che è successo? Maria De Filippo Belen. Cioè il mio idolo contro... Tu la sai la Stray Belen da piccola, me. Sì. Allora, per chi non lo sapesse, se cercate su internet foto di Belen da piccola, ce ne sarà una di lei, tipo seria, con una maglia gialla e verde a righe, che è identica, raga, identica, spiaccicata a me. E fa paura. Ora la cerco. Scrivi Belen da piccola e io ti trovo la foto. E quindi io ho sempre desiderato, sognato di trovare Belen agli eventi, in una qualsiasi parte. Ho trovato la sorella, ma questa? Lei mai... Sì, amo, guardala. Porca miseria. Sei tu. Siamo uguali. E quindi ho sempre desiderato in qualche modo di trovarla agli eventi, ma non ne ho avuto mai l'occasione. Quindi da un lato vorrei troppo anch'io vedere Belen. Io Belen. Dall'altro Maria De Filippi, perché... Amici. È il mio sogno, Maria. Cioè, io nella vita voglio essere come Maria. E quindi chi invitiamo al nostro party? Ma secondo me Maria Belen... così balla e mi prende da amici. Ok. Maria. Dai, Maria. Gue Pequeño Marrakesh. Marrakesh. Comunque no, invito Maria anche perché voglio troppo conoscerla. Comunque Gue Pequeño Marrakesh. Non lo so, mi affido a te perché mi piacciono entrambi un sacco. No, vabbè, qua non accetto una tua contraddizione. Niki Passarella o Anna Pepe? Niki Passarella, e non accetto assolutamente contraddizioni. Per quanto Anna sia una queen, per me Valerio Mazzei o Albi di Amici? Valerio Mazzei. Anch'io ti direi Vale perché Albe lo conosco. Sei vecchiamo nel vendo. Dicevo, Albe lo ci conosco, becchiamo nel bendo. È stra carino, però Vale più mio amico. Samara Tramontano, Gaia Garavaglia. Allora, Gaia sicuramente... No, io con Gaia non sono mai andata a ballare, con Samara sì. E quindi so Samara alle feste. E quindi per questo ti direi Samara. Però, non lo so, la scelta è sicuramente... Gaglietta e Gaia. No, entrambe. Dai, ce le portiamo entrambe. In questo caso ce le portiamo. Ce le portiamo entrambe. Anche Belen e Maria De Filippi ce le portiamo va entrambe. Bene. Oh. Anna Ciati o Giulia Paglianiti? Forse Giulia. Sai che loro non le conosco proprio. Zero. Cioè, le ho viste un paio di volte, mi sembra. Allora, io l'anno scorso avevo Anna che faceva la trasmissione subito dopo la mia. E l'ho conosciuta anche con Giulia, abbiamo giocato a carte. Però Giulia forse... Hai più tipo da festa? Sì. Ok, allora mi affido a te. Secondo me, poi non lo prossima... so, non sono mai andata a ballare con loro. Hai mai rivelato un segreto che avevi promesso di mantenere? Se sì, a chi? Sì, perché nel tipo se tu... Del tipo se...
tu mi dici un segreto che riguarda la tua migliore amica, mi diciamo non dirlo a nessuno, io lo dico alla mia amica in Puglia che non se ne frega assolutamente nulla, però sento il bisogno di raccontarlo, quindi no, sai, io ho detto il bisogno di raccontarlo a lei. Raga, Wax o J-Ax? J-Ax. Sì. Per me J-Ax è qua insieme a Fedez. Cioè, vabbè, niente, hai mai fatto la pipì in piscina? Sì. Ragazzi, chi non ha fatto la pipì in piscina? Ogni tanto sbucano degli amai, ma è tutto normale. Noah Beck o Justin Bieber? Justin. No, non posso. Justin. Perché poi... perché poi mi è venuto in mente Club che è Justin Togo canta. O 883. 883. Sì. Zerbian o Cap? Zerbian. Sì. Perché ma non ci sono io in questi nomi. Cioè, nel senso, avete scritto tutti e non me. Hai mai fatto qualcosa di strano con la tua migliore amica? Sì. Con la mia amica io faccio tutte cose strane. Chiara Ferragni o Giulia Salemi? Giulia Salemi, penso grande. Chiara Ferragni. Chiara Ferragni. Bene. Abbiamo concluso anche con l'organizzazione del nostro party. È il momento della lavagnetta battle. Riceveremo delle carte con delle indicazioni sul disegno da fare e un indizio sulla categoria. L'altro dovrà indovinare cosa stiamo disegnando sulla lavagna. Ok. Allora, qui ci sono le card. Inizio io? Vai. Aspetta. Cioè, non ho ben capito. Allora. Ok, e sono io. Dale. Ah, ok, quindi tu... La categoria... Scusami, qui sopra c'è scritto quello che tu devi disegnare. Sì. Ah, ok, allora mi giro. E dove la scrivo? Ragazzi, che scomodissimo. Terribile. Lisa è una cavolata clamorosa. È un serpente? Eh sì. Quanto sono forte! Quanto sono forte! Ok. Ok, vai lì. Ti cade tutto. Questi sono difficili. Ah, aspetta, girati. È difficile. Girati. La posso aprire? Ok. Sì. Ah, mo devi far vedere... Ah, mentre disegno? Sì. Ah, ma comunque potevo scrivere... Sì. Sì. Comunque potevo scrivere il nome di una persona, avresti capito lo stesso. È inutile che lanci frecciatine, amo! Chiave. Brava! Troppo forti. Ok, tocca a me. Dai! Cioè, nel senso... Chiudi... Raga, è terribile. Posso? No? Sì. Ok. Posso dire la categoria, vero? Oh, grazie. Allora, la categoria è... un'azione principalmente delle ragazze. Questa è una gamba e questa è l'altra. Spaccata. No, no. Questo è un telefono, un po' grande, però questo è un telefono che riprende. Riprendersi mentre si balla? No. Ah, Ficek. Sì! Ah! Non so come ho fatto a farglielo indovinare, sinceramente. Dai, dammi... Ok. Ficek! Vai, girati. Oh, cavolo. Vabbè, glielo interpreterò in un altro modo. Vado? Okay. Sì.
Ok. Fitchuck! Aspetta. Aspetta. Radio? Brava! Assurda! Oh, ma siamo forti, eh! Oh, sì, non so chi sarà il programma vincitore, perché stiamo spaccando. Allora, aspetta. Aia, prendo il cartellino, brava. Ma in che senso? Vabbè, ma... l'azione è questa. Amo, ti dico la categoria che, vabbè, è... Posso? Un'azione. Sì. Questa è dura. Allora. Pensare a un bambino. No, non è un bambino. È un passeggino. No, dovrebbe... Una macchina. Sì. Ok. Però è una macchina particolare. Vuoi tornare a casa? No. Mentre sei in discoteca a ballare? No. C'ho scritto una cosa dentro. Quali sono le macchine che hanno il cartellino? I taxi. Sì. Chiamare un taxi. Sì. Ah. Questa era dura. Tieni. E questo che cos'era? Un bicchiere? No, era il telefono. Ma ti ho detto, boh, in discoteca a ballare, non lo so. Un bicchiere. Vai, girati. O mescono tutte facili. Ok. Can you blow my whistle, baby? Basta whistle, che scrivo una cosa. Here we go. Diario. Easy. Easy. Tocca a me. Ok. Allora. Vai. Guardate. È questa qua. Ok. Questo è un mestiere. Ah, è un lavoro? Sì, esatto. Un po' scomodina io. La posso? Sì, sì. E lo vedo. Aspetta, tanto ce ne vuole un po'. Ok, ci sei? Vestiti, vendere vestiti. Scegliere i vestiti. Ovvero? Chi sceglie i vestiti? Chi sceglie? Io. No? Un lavoro. Cosa, chi sceglie i vestiti per lavoro? Stilista. Sì. Siamo fantastiche, raga. Comunque ho male alle orecchie. Anch'io un sacco. Allora. Vabbè, ma... cioè, è una cavolata? Se non a me compaiono cose ultra mega difficili, chiamare un microfono. No. Aspetta, leviamo questo. Scusa. Cucchiaio. Nel senso, raga. Cioè, a parte che l'hai lasciato qua, potevo leggerlo tranquillamente. Passa la... Ok, 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 ok. No, non ho letto, giuro. Tranquilla. Ah, faccio vedere in camera. Sto qua. Allora, guarda.
Telescopio. No. Microscopio. No. Anche questo è un mestiere. Ah, vabbè, il regista. L'attore. Sì. Vieni, ti do il cancellino. Mi sto facendo malissimo. Vai. Ok, ma sono tantissimi. Guarda quanti ne mancano. Mamma mia. Ok. Allora, qua mi devi impegnare. Ah, girati. Ok. Ok. Okay. Vai. Ah, questa... Tira sulla lavagnamo. Come lo disegno? Te lo disegno dall'alto. Okay. No, scherzo. Non lo capiresti. No. No. Che brutto. Dammi il cancellino. No, ce l'ho io. Ce l'hai tu. Ah, le cuffie. Oh no. Ok, allora. Dov'è? Là. Wow! Quanto allora, sono forte. Rifacciamo. Quanto? No, oddio, terribile. Allora, si dice che le persone del mio paese, che si chiama Ruvo di Puglia, abbiano la testa grossa. Questa ne è la dimostrazione. Ma che è sta cosa? Dai! Che cos'è questo? Una camera! È una camera? Sì! Davvero? Camera da letto! Questo è un Dai, quadro! Iris. Facciamo l'ultimo! Questa è un'infamata! È sempre... un lavoro! No! No, ok! Non... È sempre un luogo! Un luogo! Ah, un posto! Esatto! Vai! Questo lo indovini in 2 secondi. Non vedo. Dove passa? Ah, un bagno. Esatto. La doccia. Ok. Dove passo le ore, stavo dicendo. Lisa. Benissimo. Mi accompagni in bagno. Perché le ragazze vanno sempre in bagno. E poi non ho mai capito questa cosa. Però io non riesco ad andare in bagno da sola. Più che altro perché... cioè, i ragazzi stanno in piedi e quindi ci mettono no, più tempo. No, ma anche... cioè, proprio per parlare in bagno. C'è la cosa del... vabbè, sì, sono cose da donne, diciamo. È vero. Ok. È però il tempo della nomination. Un momento un po' bruttino. Perché dobbiamo scegliere, nominare un personaggio noto della TV, del web o del mondo dello spettacolo che proprio non ci piace. Ora, dobbiamo scriverlo su un biglietto senza dirlo a nessuno e poi Lisa leggerà il mio e io leggerò quello di Lisa. Ci sei pensando? Sto pensando. Io ce l'ho il mio e c'è anche uno stradietro, però dove lo scrivo? Scriviamolo in uno di questi. Eh no, perché magari lo devono riusare. Ok. Ok. Questo è il cancellino? Sì. Parto io che ce l'ho già chiaro. Allora, questa persona, premetto, non mi ha fatto nulla di male, ma ho un trauma nei suoi confronti. Per colpa di mia mamma. Tieni. Si scrive con la K, amore. Davvero? Scusami, correggiamo. Io non...
potermi concentrare. Concentrati a tutti quei personaggi televisivi che proprio ti danno fastidio anche solo la loro voce, personaggi, il loro essere, esistere, il loro nome, il loro tutto. Ce l'ho! Ma... sì! Ah, sì! No! Fatto! No, che lei! Che fai? E li danni, non... E li danni a rompere! Guarda! Lei! Io lo sai che le avevo scambiate! E quando tu hai scritto il primo nome, io pensavo fosse il secondo. No, no, lei. Sì, lei, assolutamente. Allora, io leggerò quello di Lisa. Lisa ha scritto... Oh, non posso girare, scusate, perché c'è anche il mio. Ha scritto Gemma. Gemma è la signora che sta da anni a uomini e donne. Quindi, continua, da quando sono nata, ricerca, che c'è lei? Guarda, anch'io non ho ricordi a uomini e donne senza lei, che continua a cercare un marito e poi... Ma ci prova. Sì, beh, fortunata lei. Perché lei? Perché Tina mi stava un sacco simpatica. Anch'io le ho sempre confuse molto. E prima avevo scritto Tina. Però Tina mi è sempre stata un sacco simpatica. E lei è sempre andata contro a Tina. Un sacco. E quindi così. Però non mi ha fatto nulla. Cioè. Ok. Carina. E Iris ha scritto Gabriel Garco, tra l'altro. L'ho scritto pure male, vabbè, fa nulla. Allora, vi spiego, Gabriel Garco non mi ha fatto assolutamente nulla di male, lo considero davvero un bellissimo uomo. È vero. Però io ho un trauma, perché mia mamma si guardava i suoi film e io potevo avere sì e no 6-7 anni. Raga, capite che guardarsi un film di Gabriel Garco in cui uccide una donna in una vasca da bagno con un phone non è il massimo. E io quindi ogni volta che lo vedo in TV faccio... Bello, però anche no, perché c'ho proprio il trauma, cioè nella mia testa, dato che sono cresciuta con l'immagine di lui nei film in cui faceva il cattivo, uccideva di qua e di là, nella mia testa, anche se lo dovessi incontrare al vivo, io avrei paura di lui, te lo giuro, avrei proprio paura perché c'ho un po' questo trauma di Gabriel, e quindi nulla, non mi piace per questo motivo. Bene, allora, la next battle è terminata e... Ma, din don. Se entra qualcuno con una maschera ti giuro che sclero. Iris, fammi parlare. Visto che io lo sapevo. Visto che io lo sapevo. Via! Ok, siamo salve. Cos'è? La apri tu? Io la tolgo. Caramelle! Aspetta, niente! Nomina il personaggio di Halloween. Il tuo personaggio di Halloween preferito e perché? Il mio personaggio di Halloween preferito è il... Il mio hit. Forse mi piace tantissimo il... Cioè, personaggio in generale... di Joker. Oppure anche Hit. Anche loro Hit, due. Sì. Però ci sono le caramelle. Davvero? Sono, ma sono per noi? Ma le caramelle sì. Sono per noi? Sì. Sì, sì. Come no? Sta dicendo. Ma che cazzo? Dire una, non se ne accorgerà. Ne sei presa? Ok, è arrivato il momento, purtroppo, dei saluti, perché la next battle è finita. Terminata.
Dovrebbe essere il momento di decretare un vincitore, però secondo me siamo state entrambe molto brave. Anche secondo me. Quindi down, ma io direi che ha vinto lo sport. Chat, fateci sapere secondo voi chi è il vincitore di questa sfida. Io grazie per averci tenuto compagnia. Un bacio. Un bacione. Ciao. Fate i bravi. Ciao. Buona Halloween. Guarda, mai fidarsi di questi che ci fanno comparire un qualcuno mascherato all'improvviso, eh.